What are you guys doing? What do you want? Here we go. That was my last. L'ultimo bueno, se lo sono mangiato, lo sono preso. L'avete spaccicato tutto, guarda che disastro. Au! Sono in vendita. Oh, okay. Bye. Dico come mi manca. Lo aspettiamo. Dobbiamo andare a cercare il trim intorno alla porta. Porta arrivata, sembra bella, va pitturata, però com'è difficile trovare trim intorno soltanto da una foto, ma forse ce l'ho fatta. Qui è tutto un fai da te, eh? Dico, è stato un processo abbastanza lungo. Segui! Ma perché segui qui? Inizio sempre a andare in giro con i miei giocattoli. Andiamo a casa ora. More. I love you. Do it this. Devo sistemare questo garage ora. Devo farmi una specie di. Devo farlo. What are you doing? Questo è quando tua moglie ti ama. Yummy. Is your breakfast good? Good. Look at mommy. Is mommy the best? Yeah. Thank you. E quando sabato e domenica cerchiamo sempre di fare colazione un po', non solo caffè, anche una colazione americana. Che ogni tanto non ci sta male. Ma non è grassa comunque. Oddio. Però è uova e patate. All right. Sono 10.000, siete 10.000. Ah, dietro a quel piccolo obiettivo. Bellissimo, dai, è un traguardo per me, almeno per me. È comunque un traguardo importante, è una cosa divertente. Vi ringrazio tantissimo. Ringrazio tantissimo tutti quanti, dal primo iscritto fino all'ultimo. Pochi minuti fa, va bene, e pensare che questo progetto è nato proprio così e rimane così, perché comunque è un progetto già solamente per puro divertimento, una bella soddisfazione. Poi pensando che non tratto niente di speciale, nel senso che comunque non faccio nessuna review, quindi non facendo niente di speciale è bello, è bestiale. Sì, vivo in un posto diverso che comunque è per tanti il sogno, è per tanti comunque una cosa lontana, perciò quello è una cosa che comunque magari è un po' diverso da tantissimi altri che fanno lo stesso genere di video. Però vabbè, io non penso di essere una cosa speciale, quindi ce l'ho ben in chiaro in testa, e quindi non voglio montarmi la testa. 10.000,
10.000 persone sono tante, eh? Porca paletta, sono tante. Chiaramente 10.000 non ci sono arrivato da solo in tutto questo percorso, in questo tempo. Ho conosciuto un sacco di bellissime persone, altri youtuber che professionisti, che comunque fanno questo mestiere e amano fare questo mestiere, hanno una grande passione, sono bravi, hanno una dote veramente incredibile. Dal primo youtuber che ho conosciuto, Joe, che ero diventato il mio migliore amico qua in America, da Joele, dall'ultimo Mr. Nobody, e tutti quanti, Marcello, Johnny Creek, Ivan Simone Alesso, Mattia Miraglio. È una bella soddisfazione, mi fa bene. Con questi 10.000 iscritti comunque aumenta una certa tipo di responsabilità. Però io, ragazzi, sapete che 10.000 è una grande responsabilità. Io penso che la mia famiglia e mantenere in vita due creature, comunque cercare di dare il meglio il possibile alla mia famiglia, penso che quella è una responsabilità molto più grossa. Chiaramente ancora 10.000 sono tanti. Ho visto alcuni commenti, dice, ma tu non so se sei così o sei costruito. No, io sono così, nel senso che comunque ho dei momenti di adrenalina improvvisi, forse è una malattia, che devo smaltire velocemente, e non riesco a mantenere, quindi devo fare qualcosa, non posso stare fermo, perché sennò pazzesco, è come qualcosa, un'esplosione, quindi devo fare qualcosa, devo muovermi, non riesco a stare fermo. A volte ho dei momenti anch'io tranquilli, comunque devo essere concentrato, non posso fare. E poi vabbè, il discorso di farlo stupido, nel senso che tutti hanno un po' di stupidità nel cervello, soltanto va trovata o soltanto va lasciata andare, perché comunque tanti hanno desiderio di dire, urlare, fare qualcosa, però non lo fanno perché magari non hanno voglia, o comunque hanno, oh no, aspetta, io non ho filtro. Questo filtro l'ho tolto un po' di tempo fa, e da quando l'ho tolto mi sento molto meglio. Non avere filtro su cose comunque divertenti, o comunque che non danneggino, o comunque offendano nessuno. Non voglio tirare troppo lunga. Io ringrazio tantissimo tutti quanti, veramente, 10.000 è troppo divertente. Ora devo portare Nicole, oggi porto Nicole in aeroporto, starà via per 4 giorni, va in Maryland, un freddo cane. 3 giorni, sì, 3 giorni e mezzo sono. Ritorno mercoledì sera, quindi ho un cosa in particolare da fare con le bambine. Quindi starò 3 giorni e mezzo con l'Elena Emilia. Sì, 3 giorni e mezzo, scusa. Perciò, sto arrivando altri video. Questa era una cosa veramente veloce per ringraziare tutti quanti, i nuovi arrivati, chi mi segue da tantissimo. Vorrei fare un elenco di tutti i nomi, ma chiaramente siete tantissimi. Comunque vi vedo tutti quanti e mi fa piacere il fatto che comunque state con me e vi piace, divertite per quello che faccio, nel senso che è molto semplice, molto semplice. A luglio verrò in Italia, dal 5 al 19 luglio verrò in Italia. Spero di incontrare qualcuno di voi, manterrò aggiornati con spostamenti vari. Spero veramente di riuscire a incontrare parecchi di voi. Stanno arrivando altri video che abbiamo fatto settimana scorsa con Mr. Nobody, molto divertenti, e lo ringrazio tantissimo. Mi ha insegnato tantissime cose. Ogni youtuber che ho incontrato, veramente ho imparato tecniche, ho imparato come gestire il canale, come gestire un po' la situazione. È bello imparare da chi veramente lo fa di mestiere, o comunque ne sa molto di più di me. Quindi noi andiamo avanti con questo canale. Spero di farvi divertire ancora. Mi aspettano 3 giorni in queste pazze. Walter l'americano vi saluta, noi ci vediamo prossimamente, prestissimo, e io con questo saluto mando un bacio enorme ancora Walter l'americano. Che devo fare? Boom!